Amici sportivi, la più cordiale buonasera, il nuovo appuntamento del lunedì sera, ci siamo spostati, lo ricordo a beneficio di coloro che non ci avessero seguito due settimane fa, per questo ciclo 2021-2022 di A Tempo di Atletica, settima stagione che realizziamo questa trasmissione, ci siamo spostati a lunedì sera alle 21, dunque abbiamo anticipato di un giorno. Dico 15 giorni dopo, è la seconda puntata stagionale perché lunedì scorso lo spazio era stato preso dallo speciale per le elezioni amministrative 2021. Questa prima parte del programma di questa sera abbiamo lo spazio dedicato alla Virtus Lucca, ma legata alla Virtus Lucca ormai da diversi anni, tra poco ce lo dirà il diretto interessato, c'è il gruppo Marciatori Barga, con noi c'è il professor Luigi Cosimini, uno degli istruttori. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti. E ben ritrovato qui in studio, mi fa piacere. Hai portato una delle tue balde allieve che corrisponde al nome direttamente da Barga di Noemi Mele. O Mele, come lo pronunciamo il tuo Mele. Nome? Mele. Con la E aperta? Sì. Con la E aperta. Buonasera Noemi, buonasera. Grazie di essere con noi. Complimenti per i capelli, grazie. Belli, eh? Hai dei capelli fantastici, eh? Luigi, li vorremmo avere anche noi questi capelli. Magari, magari. Va bene. Nella seconda parte vi dico subito, tornerà a trovarci pure un grande amico di A Tempo di Atletica, particolarmente ringalluzzito, immagino, questa sera da quanto è successo ieri a Forlì, ovvero Graziano Poli, del presidente del gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Allora Luigi, potremmo dire quasi quasi, visto che, vabbè, che noi ci siamo sentiti l'anno scorso in collegamento web, via chat, no? Così via, come dovevamo fare perché non potevamo ospitare nessuno qui in studio, potremmo dire dove eravamo rimasti due anni dopo. Davvero, una ripresa anche per voi, so, non semplicissima. No? Ma come senti Guido, è una ripresa abbastanza difficoltosa ovviamente, un po' per tutti, credo, per tutti gli sport, per noi in particolare, visto che anche le sue Barga, la carenza di impianti si fa sentire, quindi qualche difficoltà in più ce l'abbiamo avuta, ma speriamo di recuperare in tempi brevi. Ecco. La carenza di impianti purtroppo mi sembra... Chiaramente non è cambiato granché da quando ci siamo visti qui l'ultima volta. Non so se vi appoggiate al Campoli, al campone di Fornaci. Come si sviluppa il vostro lavoro? Come è organizzato? Fammi capire. Dunque, senti, noi per l'estate effettivamente facciamo molto capo al campone di Fornaci col professor Carresi, che ci dà veramente una mano mettendoci a disposizione la struttura, che ci aiuta veramente tantissimo perché è una pista effettivamente discreta. Ecco. Ora per l'inverno invece dobbiamo ripiegare un pochettino sui nostri impianti lì presso le scuole medie a Varga, che non sono cambiati, è vero, ma purtroppo per certi versi sono un po' scaduti da un punto di vista anche di manutenzione, e quindi la cosa si fa sempre più difficoltosa per noi. Non è facile, tanto non so se ci sta seguendo, comunque salutiamolo, lo hai ricordato prima, Ivano Carlesi, presidentissimo del Judo Club. Devo dire che negli ultimi mesi anche loro si sono levati nella loro disciplina delle belle soddisfazioni, e se lo meritano perché senza ombra di dubbio il Judo Club Fornaci è una grande realtà nel panorama dello sport della nostra provincia ormai da tanti, veramente tantissimi anni. Cara Noemi, come andiamo? Bene. Tutto bene? Sì, sì, grazie. Raccontaci un po' qualcosa di te, da dove arrivi? Da Barga. E quanti anni hai? 13. 13, quindi io ho detto Noemi sicuramente farà la terza media, invece è talmente brava a scuola che... Che sei andata a scuola l'anno prima o ne hai fatti due in uno? Come... No, sono andata a scuola l'anno prima. A 5 anni già a scuola? Sì. Ecco. E quindi fai la prima superiore? Sì. E cosa fai di bello? Il liceo classico. A Barga? Sì. A Barga. Perché hai scelto proprio il liceo classico? Perché mi piace molto l'italiano e le materie umanistiche. Quindi posso interrogare, come io scherzo sempre con questi ragazzi per metterli un po' anche al loro agio, posso interrogarti anche sui poemi omerici tranquillamente, no? Poi un giorno, sai Noemi che succederà? Qualcuno verrà qui a noi TV, qualche professorone, e dirà, caro Casotti, mi beccherà di una redazione, ora me ne parli lei dei poemi omerici, ci farò una figura. No, qualcosa so, sono reminiscenze della scuola e sono la mia grande passione soprattutto per uno dei poemi omerici, che è l'Odissea. Ma al di là di questo, che non c'entra nulla. Invece come sport, perché hai scelto l'atletica? Perché molte ragazze della tua età magari vanno a giocare a pallavolo, e anche lì, insomma, sulla scia di quel che è successo quest'estate, magari, anche nell'atletica sono successe tante cose belle. Perché proprio l'atletica? Allora, perché mi è sempre piaciuta e mi sono sempre piaciuti anche gli sport individuali, e poi la corsa in particolare mi piace tanto. Cosa, dimmi una cosa, cosa provi quando corri? Che sensazione hai? Di libertà? Sì, cioè, è una valvola di sfogo, cioè mi sfoga.
Ti libera proprio. Mi rilassa, sì. Ti libera la mente, eh? Sì. Anche perché tu hai scelto una scuola, sì, almeno, non lo so, io ho fatto tutt'altra scuola, ormai tra l'altro lo sanno un po' tutti da quale scuola vengo, una scuola che abbarga, sì, a tanti proseliti, la scuola Istituto Alberghiero, ma il liceo classico è una scuola anche molto, non che non lo siano le altre, ma anche molto impegnativa, no? Sì. Ora però diciamo qualcosa di te anche sul piano dell'atletica, perché senti, prima di parlare di Noemi, Luigi, tanto mi dicevi qualche difficoltà al di là degli impianti l'abbiamo avuta a ripartire, perché insomma... Questo anno e mezzo abbondante di pandemia purtroppo qualche problema l'ha creato, però siete ripartiti, so che avete anche un professore in più oltre a te a Vinicio Bertoli. Sì, dunque, naturalmente la vecchia guardia è sempre presente, il professor Bertoli, io e poi abbiamo un neolaureato, il professor Michele Mutigli, che ci dà una mano fattiva insomma sul settore degli esordienti per ora, e poi vedremo anche di impiegarlo un po' con i ragazzini più grandi, ecco. Siete ripartiti, mi dicevi, con un po' di difficoltà. Sì, sì, perché visto, stando fermi tanto tempo, evidentemente si perde un pochettino anche gli agganci, un po' con i genitori, i ragazzi, anche se effettivamente noi abbiamo sempre lavorato con gli atleti più grandi, che non ci hanno fra l'altro fatto mancare le soddisfazioni. Però chiaramente il bacino d'utenza è importante, quella è la cosa dove dobbiamo dedicarci con grande impegno per i prossimi mesi, ecco. No, ma ricordiamole queste soddisfazioni, ora al di là di Dea Pieroni, che so, tu hai avuto per diversi anni e che merita, certo, poi ne parleremo un discorso a parte, mi viene in mente Clarice Gigli. Sì, Clarice Gigli, quindi... Mezzofondista. Mezzofondista anche di un certo spessore, che quest'anno si è levata diverse soddisfazioni, insomma, aiutata anche nel suo percorso dai suoi compagni di allenamento, cioè Davide Bertoli, Melaco Lucchesi, e poi ora abbiamo anche... Jacopo Nardo, che è un ragazzino che stiamo mettendo un po' alla frusta sul settore del fondo e del mezzofondo, e quindi per creare un po' un gruppettino di ragazzi che corrono e fanno le distanze un po' più lunghe, ecco. Questo alla frusta mi piace, poi ricordiamo il vostro, sì, rapporto di collaborazione, infatti voi siete qui nello spazio della Virtus Lucca perché siete una delle società che ormai è legata a doppio filo alla Virtus, no? Dove devo dire, lo sai, se ne, sì, parlava prima, bontà loro, forse Lucca però anche un'altra realtà, non hanno avuto assolutamente nessun problema, anzi quest'anno ci raccontava Matteo Martinelli 2 settimane fa, purtroppo hanno dovuto rifiutare anche delle iscrizioni perché veramente erano sold out, no? Come si dice ora. Sì, no, il nostro rapporto con la Virtus è un po' il fiore all'occhiello, ecco, perché sono ormai, mi pare, 12 anni che collaboriamo con loro. Con grande soddisfazione da parte nostra, credo anche da parte loro, sì, sì, perché tutto sommato diversi ragazzi, anche campioni italiani, sono venuti dal nostro lavoro lassù a Barga. Quindi speriamo di continuare, ma credo che ci sono i presupposti, anzi, per sviluppare ancora di più questa collaborazione. Ecco. Mi racconti qualcosa di Noemi come atleta, fermo restando, che insomma a 13 anni ancora... Non si può dire esattamente, sì, perché so che a quest'età insomma li indirizzate un po' a fare di tutto, no? Poi dopo. Sì, Noemi è una ragazza ancora di categoria ragazze, quindi di 12-13 anni mi pare, no? È al secondo anno quest'anno, quindi è stata impegnata soprattutto nelle prove multiple quest'anno, come è di prassi nella categoria ragazze, quindi ha fatto un pochettino sia lanci che salti, che corse veloci, corse con ostacoli, e anche un po' di mezzo fondo. Stiamo a vedere un pochettino come si sviluppa la situazione, vista la sua così capacità e anche voglia di correre, vedere un po' di sistemarla anche magari nel settore del mezzo fondo. Non sappiamo ancora, via. Non si può ancora dire. È anche abbastanza rapida, quindi se la potrebbe cavare bene anche per esempio nella corsa ostacoli, chissà. Tu hai detto mezzo fondo, corsa ostacoli, allora prima tu hai detto, sì, 3.000 siepi, mai guardato male, come dire, aspetta, no, un attimo per... 3.000 siepi sono, sì, una specialità talmente difficile, affascinante, tecnica, ma anche così difficile, che in passato ci ha regalato grandi soddisfazioni. Senti, le seguite quest'anno le Olimpiadi, queste gare qui? Sì, diciamo di sì. Eh? No, dico, abbiamo fatto tanti grandi risultati, sì, eh? E questo ti fa pensare un giorno da grande cosa vorresti fare, se già ci hai pensato, sia nell'atletica che nella vita. Allora, nella vita mi piacerebbe fare la fisioterapista. Ah, beh, quindi rimanere nel settore. Sì. Mentre nell'atletica la corsa veloce e la corsa con gli ostacoli. Quindi dai ragione al tuo, sì, al tuo maestro, diciamo. Sì.
Senti, Luigi, bisogna inevitabilmente, lo sai, la domanda, insomma, perché poi il fiore all'occhiello, dei fiori all'occhiello, insomma, di questi ultimi anni del gruppo Marciatori Varga e di Varga è senza dubbio Idea Pieroni. E la domanda che ti faccio, fermo restando il grande valore, la grande stima, la grande considerazione che abbiamo di Idea, che non a caso lo scorso anno è stata una delle poche ad entrare nel gruppo sportivo dei Carabinieri, e non è casuale questo, però io ti chiedo cosa succede a quest'atleta che poco prima dello scoppio della pandemia aveva saltato un 90 a Minsk e che su tali misure, bisogna dirlo onestamente, non si è ripetuta. Ma senti, è abbastanza difficile per me pronunciarmi, però credo che giochino diversi fattori, uno dei quali è stato l'impegno scolastico sicuramente, del quint'anno, quindi l'esame di maturità che l'ha un po' condizionata. Secondo, l'aver fatto quella misura stratosferica a Minsk, come ricordavi, che poi non è stato facile replicare, insomma, in tempi brevi. E per terzo, anche purtroppo, una provenienza da un posto dove c'è una certa carenza di impiantistica e quindi difficoltà ad allenarsi. Ora io l'ho avuta piacevolmente in vista giù ad Agropoli, nella finale B della Virtus. Dove lei ha vinto la gara. Non l'ho vista effettivamente male, sta cercando di ricostruire certi meccanismi tecnici e ci vorrà un po' di tempo, però io ho visto intatte le sue grandissime possibilità, questo mi sembra di poterlo dire con assoluta certezza. Mentre rimarrei su queste immagini, ma non è anche che certe volte ci metto ai primi posti tra le componenti anche l'informazione stessa, cioè noi, il nostro lavoro, che magari su questi giovani atleti, perché insomma Idea ne parliamo da diversi anni, ma parliamo di una ragazza, se non ricordo male, del 2002 o del 2003. 2002, sì. 2002, comunque sempre ancora molto giovane, cioè parliamo di una 19. Non è che siamo noi stessi forse a pretendere, a mettere pressione, cioè a volere tutto e subito, quando magari forse la calma e la tranquillità rimarrebbero le doti maggiori in questo caso, o ma, migliori. Sicuramente sì, non c'è da aver furia, ripeto che secondo me le sue possibilità sono intatte, basta lasciargli un po' di tempo, ora credo che si trasferisca fra l'altro giù a Siena per allenarsi col suo tecnico attuale, e sicuramente è una mossa estremamente felice, insomma si è preso credo anche un anno sabbatico con la scuola, quindi rimanderà di un anno l'ingresso all'università e gli permetterà di allenarsi con la giusta tempistica e la giusta frequenza. Quindi l'aspetteremo nel 2002, quando tra l'altro 2022 dici te. 2002, buonanotte. Sì. Forse sono io che vorrei avere 20 anni meno, nel 2022 sì. Naturalmente. Ma io una carta ce la punterei, fossi nella... Ce la giocheresti una fiscia? Ma sicuramente sì. Noemi, cosa possiamo dire? Avanti così, quest'anno hai fatto delle gare, ti sei tolta delle soddisfazioni, raccontaci un po', perché fra poco poi dobbiamo chiudere. Ho fatto le provinciali a Lucca e mi sono classificata seconda. In quale gara in particolare? Nel tetathlon. Ah, corsa con gli ostacoli, 600 metri. Qui sono più gare, via. Lancio del vortex e salto in alto. Seconda a livello provinciale? Sì. Insomma. E poi ieri sono andata alle Toscane, Arezzo. E mi sono classificata come 17esima. E cosa hai fatto? Che gara hai fatto? Ho fatto la corsa con gli ostacoli, 600 metri, sempre uguale. Multiprove. Beh, no, io ti auguro un grosso in bocca al lupo per l'attività come atleta e soprattutto anche nella vita, naturalmente, se farai la fisioterapista. Insomma, speriamo di poter parlare di te, di Noemi Mele fra qualche anno. No, chiudo ricordando una cosa, Luigi. L'ho già detto forse in occasione della puntata con Martinelli o quella che facevamo precedentemente. Questi decatleti, quando si parla poi di grandi livelli, veramente sono secondo me trascurati, perché ragazzi, uno che vince, non so se avete visto quest'estate, la medaglia d'oro, comunque va anche sul podio, comunque fa anche le finali delle Olimpiadi nelle 10 prove dei decatleti o nelle 7 delle donne, ma sono degli atleti fantastici, fanno di quelle misure, di quei tempi che cioè bisogna quasi essere dei superuomini o delle superdonne, e secondo me sono un pochino considerati meno di quanto meriterebbero, sei d'accordo Luigi. Concordo pienamente, proprio una cultura a livello anche federale, forse italiana, che non considera le prove multiple, insomma, la stessa stregua di quanto possa essere un Marcel Jacobs, per dire, un Tamberi nell'alto, ma sicuramente sono dei superuomini e delle superdonne, ecco,
credo che bisognerebbe puntarci un po' di più, anche perché è una crescita, diciamo, completa di un atleta, e quindi se si esprime in tante discipline credo che sia ancora più simpatico che non soltanto in una, ecco. Certamente. Bene, ringrazio Luigi Cosimini, in bocca al lupo a te, a Vinicio Bertoli, al nuovo professore che avete, per tutto quello che fate per il gruppo Marciatori Barga. Grazie di nuovo a Noemi. Noi ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, tra poco tempo proprio tecnico di cambiare, avremo qui con noi Graziano Poli per la seconda parte di A Tempo di Atletica. Tra poco. Allora, eccoci tornati, seconda parte della seconda puntata stagionale di A Tempo di Atletica. Era là dietro che incombeva e adesso ci ha raggiunto qua negli studi Graziano Poli, presidente del gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Ho detto bene? Perfetto, Guido. Come va? Tutto bene? Tutto bene, sì, molto, molto bene. Ringalluzzito? Sentivi prima, ho detto... Arriverà ringalluzzito, sì. Ma sicuramente sì, è stato ieri a... Parliamo di Forlì, parliamo di Forlì, ieri a Forlì. 10 km su strada. I ragazzi si sono comportati veramente bene, non dico la miglior prestazione di sempre, ma il piazzamento di Isernia nel 2015 ci vide vincere la prova di 10 km. Ricordo ancora Kipor che vinse la gara, poi insomma fu una grande giornata anche quella, era il 2 d'agosto. Ieri però già i presupposti erano buoni perché si sa ormai, i ragazzi stavano tutti bene, 5 risultati nei primi 100, addirittura siamo arrivati con 6 risultati nei primi 50, fra cui, per dire, Alessio Terrasi, poi lo racconterai, non ha portato punteggio, e quindi è tutto dire che il campione italiano di Maradona non porta punteggio. I primi cinque portavano punteggio. Ricordo, Poltion Gic decimo, 28,55, Francesco Guerra, che tra poco vedremo anche, campione italiano promesse con il suo nuovo record, credo sia record di categoria, 28,56, con lo stesso tempo sono tutti e tre arrivati lì, Omar Boamer, che abbiamo già avuto ospite anche l'anno scorso, abbiamo avuti tutti in collegamento, poi speriamo in futuro di averli anche qui, Vincenzo Agnello 29,51, 34esimo assoluto, Alessandro Brancato 38esimo, 29,57, dunque anche questi ragazzi sotto i 30 minuti, poi campione italiano di maratona Terrasi, Alessio Terrasi 50esimo, 30,19, ma essendo il sesto della squadra non... Senti, secondo posto a squadre, poi adesso ci sarà l'ultima prova, la mezza maratona, no? Per segnare il titolo con questo casone Noceto, accidenti, è veramente, non so, la Juve di questa... È veramente fortissimo. Casone Noceto, diciamo così, che per... Sono veramente forti, hanno costruito una squadra negli anni, devo dire, poi queste sono le realtà, no? Abbastanza imbattibile per... Però niente, noi siamo sempre lì e devo dire con una certa... con un certo orgoglio, insomma, della società che... Un pochino quando siamo alle trasferte ci temono, i dirigenti sentono sempre... Non sono così tranquilli. Non sono proprio così tranquilli, sì, perché noi di anno in anno, come ben sai, abbiamo costruito sempre, abbiamo sempre migliorato e quindi, sai, sono sempre, giustamente lo sport è anche questo, cioè è vero essere imbattibili, però sempre tenere e rispettare sempre l'avversario. No, e poi è giusta una cosa, ora ci pensavo mentre parlavi, che questo casone Noceto è fortissimo, nulla da dire. Però mettete il caso, ecco perché temono comunque la forza della squadra di Graziano, mettete il caso, una controprestazione di uno dei loro atleti, naturalmente non è che gliela auguriamo noi perché nello sport queste cose non si fanno, un'assenza imprevista e ti può crollare tutto. Sì, quindi... Tant'è che appunto, come ti ricordavo, a Isernia l'abbiamo battuti, poi loro erano magari un po' all'inizio della loro organizzazione, poi l'abbiamo battuti una volta a Marostica in un cross, noi arrivavamo quinti, loro sesti. Loro piano piano insomma si sono sempre più organizzati, però anche noi devo dire insomma che i nostri passi li abbiamo fatti e essere insomma sempre essere in un po' vertici nazionali è non tanto è male. Sì. Senti, ma questo ora lo stiamo per vedere in questo minuto, dobbiamo ringraziare la signora Paola Lazzini se ci sta seguendo, perché è il signore che gli faceva le domande, che adesso ci dirai chi era. Te l'aspettavi al di là della vittoria questo tempo di Francesco Guerra? Ma che devo... ha vissuto un 2021 veramente importante anche su pista. Devo dire che Francesco non si discute come atleta e anche ieri la concorrenza era altissima, ci sono stati due ragazzi che hanno abbandonato la gara e poi lui ha fatto una gara veramente tattica, perché all'ultimo giro si è deciso il campionato italiano, era addirittura al quarto giro era quarto
e piano piano è andato al primo posto e poi con una progressione nell'ultimo chilometro, che poi tatticamente Francesco è perfetto. Ma più che un ventenne sembra un trentenne. È vero, dalla saggezza ragazzi, che ha. L'abbiamo dal... visto anche su pista. È vero, è vero. Sembra, è molto, ma anche nella vita normale, è molto più grande della sua età, cioè come, come modo di fare, come, come ragazzo. E questo poi va anche nella corsa. Che invece a 20 anni, lo si vede chiaramente, la cosa che non si può dire di me e ormai neanche di te, lo si può vedere chiaramente in questo minuto in cui risponde molto timido, e beh, si vede proprio che ha 20 anni, Francesco Guerra. Vai. Francesco Guerra, campione italiano promesse a Forlì, una gara tatticamente perfetta. Sì, sono veramente contento e non me l'aspettavo tanto dagli allenamenti, però è andata molto bene, quindi sono felice. Sicuramente questo tuo esordio nei 10.000 metri ti prospetta un inverno, un'annata per quello che riguarda il cross importante, i tuoi impegni. Sì, esatto, e farò le selezioni per gli europei di cross che saranno il 14 e il 21 novembre, e sperando che non cancellino gli europei, e quindi sì, ci saranno molti impegni a breve. Stiamo riguardando velocemente quelli che sono i record per quello che riguarda la corsa su strada promesse. Forse avrai anche il nuovo record italiano della categoria, quindi sicuramente? Sì, sembrerebbe, mi ha detto così il mio allenatore, adesso vediamo se effettivamente è vero, però in caso sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. È il record alla fine? Sì, è il record italiano della, della categoria promesse, corsa su strada, certo, 10 km. Certo. E beh, però avete visto che proprio è ancora un ragazzino, però in gara, attenzione, in gara è uno che è molto intelligente, molto, molto astuto, molto furbo e tatticamente sbaglia, difficile, difficile che sbagli. Senti, dobbiamo parlare, perché lo sai, abbiamo pochi minuti, invece di quello che credo che si possa vedere anche qui, hai portato questa vela della Stra Castelnuovo 16-10-2021, quindi parliamo di sabato. Sì, sabato dico sempre un ricco weekend, perché saranno due giornate, in primis la Stra Castelnuovo, il tempo vola, come vedi Guido, siamo già alla 16ª edizione. 16ª, mamma mia. E sembra ieri che effettivamente sì, l'abbiamo iniziata, perché ci devo mettere insomma anche noi TV, tu, perché insomma siete stati sempre a braccetto della manifestazione, e quindi sarà il sabato, sarà una manifestazione dedicata alla gara competitiva, già ci stiamo organizzando una gara di buon livello. E a che ora? Diamo anche gli orari. Gli orari saranno, ritrovo alle ore 14, partenza della prima gara, la categoria donne, veterani e argento alle ore 15.30, mentre a seguire la categoria assoluti fino a 49 anni di età. Il percorso è sempre quello lì all'interno. Il percorso è il percorso di cittadino. Con arrivo in Piazza Umberto. Con arrivo in Piazza Umberto. L'arrivo viene spostato leggermente davanti alla farmacia Gaddi, e però la clou della manifestazione avviene in Piazza Umberto con i vari passaggi. E la domenica mattina organizziamo per la prima volta, l'abbiamo già fatto con la Camminiamo, la gara per, organizzata con gli amici della Molucca. Quest'anno abbiamo un attimino cambiato la prospettiva, però sempre col solito fine, quello per la ricerca contro il cancro. Organizziamo la prima corsa per Maria Rosa, una passeggiata non competitiva, marcia ludicomotoria, chi corre corre, chi passeggia passeggia. In omaggio ci sarà la maglietta ai primi 100 iscritti, cercheremo insomma anche lì di far bene, ma soprattutto in questo caso ecco, il Parco Capuane vuole essere in aiuto a... E vuoi ricordare la figura, diciamolo, di Maria Rosa, che insomma, è una persona che era molto legata a voi e che purtroppo, sì, come ogni tanto capita, ci ha lasciato. Ci ha lasciato. Un po' troppo presto, eh? E poi presto. Niente, il sabato pomeriggio di premiazione alle ore 17, e la gara è una gara competitiva, quindi già moltissime le varie chiamate e quant'altro, però ecco, invito a distinguere le due cose fra la competizione e la marcia ludicomotoria della domenica, insomma. La marcia ludicomotoria poi andrà in Fortezza, è più lunga, in Fortezza Montalfonso. Immagino che tornando alla gara del sabato della Stra Castelnuovo, la 16ª edizione, i tuoi ci saranno tutti, e non so se poi ci saranno, credo, atleti di buon livello, fermo restando che anche la tua Stra Castelnuovo torna due anni dopo, no? Torna due anni dopo, lo scorso anno alla fine non ce la facesti. Sì, non ci, al photo finish, perché abbiamo già organizzato proprio il periodo come oggi. Ora, questi periodi, che ripartì purtroppo la pandemia, ci spostavamo in pista, mi ricordo, andiamo a fare in pista, che era interessante anche la cosa, fuori che appunto ci fu il discorso della pandemia, in quel momento lì abbastanza difficile.
e quindi con l'amministrazione si decise appunto di rimandarla, ma con orgoglio che quest'anno si riparte. Prima di chiudere voglio chiederti in generale come è andato questo 2021, che è un po' della lenta, ma auspichiamo tutti ripartenza per un 2022 che poi possa vederci tornare in tutti i sensi alla normalità. Qualcosa anche a livello organizzativo hai dovuto rinunciare, però insomma Graziano non si è mai fermato, ricordiamo anche in quel terribile 2020. Sì, effettivamente è vero, e io con tutti, diciamo, i ragazzi, i collaboratori non ci siamo mai fermati, anche nel 2020 devo dire che abbiamo poi inventato anche le gare virtuali, si è cercato di, e devo dire che hanno avuto successo anche quelle, perché la gente poi aveva anche voglia di correre, di sfidarsi in una maniera un po' anomala, quella del cronometro individuale. Però niente, il 2021 è ripartito subito bene dal livello agonistico, a livello anche organizzativo, abbiamo organizzato moltissimo bene San Pellegrino, Careggine, ci siamo, devo dire, mossi bene. E ora si spera, ora vedrò immagini sicuramente bellissime, perché vedere questo colpo d'occhio della strada. Poi il Piazza Umberto a Castellano è eccezionale. Eccezionale, sì. Ieri, sabato sia una bella giornata, ancora è presto forse per fare previsione. Ma vedo, eccoci, perché quando si organizza si sta sempre attenti al meteo, in previsione dovrebbe essere un bel weekend. Anche ieri, ti ripeto, a Forlì parlavano della strada Castelnuovo, e questo logicamente per una società garfagnina non ci fa altro che orgogliosire, perché insomma parlare della strada Castelnuovo in un contesto italiano è veramente importante dire. Poi davvero siamo quasi in chiusura, che il gruppo podistico Parco Alpiapuane, dico questo perché ora abbiamo con noi Graziano Pori, ma tutte quelle società della nostra provincia, parlando di atletica o parlando di altri sport, che vanno in giro per l'Italia e si fanno onore, inevitabilmente poi fanno anche da veicolo promozionale per il nostro territorio, no? È inevitabile. Si parla della Garfagnana in questo caso, in altre occasioni si parla di Lucca, della Versilia e così via. Io dico che lo sport, dico il nostro sport, come tutti gli sport, ma il nostro sport, vedo anche il ciclismo, sono sempre abbinamenti col territorio, immancabilmente, quindi sono importantissimi secondo me, ma poi penso anche che le amministrazioni che ci vengono incontro hanno recepito quello che è il messaggio. Hai detto ciclismo, e pensate quando noi avevamo un certo Mario Cipollini. Esatto. Che... Attenzione però, perché chissà, magari fra qualche anno. È vero. Ieri ha vinto il nipote di Mario e il figlio di Cesare, e chissà che magari. Graziano, è stato un grande piacere, so che sabato avremo copertura, esatto. Copertura televisiva, dico, con le immagini, con la nostra cara Isolina che salutiamo, quindi penso già nei giorni successivi o la domenica sicuramente vi racconteremo tutto di questa strada Castelnuovo. Lo confermi? Sì. Confermatissimo tutto. Va bene, grazie a Graziano Pori, con te, con la tua società, con i tuoi atleti ci ritroviamo fra 15 giorni, perché anche a tempo di atletica è ripartita con la presenza in studio, e questo al di là di quello che abbiamo fatto è il massimo, è un'altra cosa. Ringrazio Graziano Pori, ringrazio Marco Cervelli e anche Giampiero Pucci per il loro sostegno tecnico. A tempo di atletica torna martedì, l'abitudine ragazzi, lunedì prossimo alle per 6 anni siamo andati avanti il martedì, giusto. Lunedì prossimo sempre alle 21, buonasera. Buonasera a tutti. We'll be right back.